Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca e purtroppo con un altro tragico fatto di sangue sulle strade. In un incidente stradale avvenuto poco fa, poco dopo le ore 18, ha perso la vita a Vasto una donna di 38 anni. Stava transitando sulla strada provinciale 157 San Lorenzo quando ha perso il controllo della sua Alfa 147 andando a urtare contro un terrapieno che l'ha sbalzato fuori dall'auto. La donna ha perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenute per i rilievi di legge la Polizia Municipale e la Polizia di Stato. Vigili del fuoco impegnati tutta la scorsa notte su tre focolai di incendio in contrada Feudo a Castellalto in provincia di Teramo. Il primo allarme era scattato alle ore 20, domate le fiamme dopo circa un'ora, allarme per un secondo e terzo focolaio, l'ultimo dei quali il più difficile da contrastare. Questa mattina il fuoco ha lambito alcune case, ma il pericolo è stato scongiurato. Si cerca ora di individuare il sistema di innesco e chiarire l'origine, quasi sicuramente dolosa, dei tre roghi. Poi un'altra notizia: avrebbe potuto avere conseguenze gravi l'incendio che si è sviluppato all'interno di un garage condominiale in via del Santuario a Pescara. Poco dopo mezzogiorno, quando si è sviluppato un rogo su un'auto che era stata avviata dal suo conducente, il fumo e la scintilla partiti dal vano motore hanno fatto allarmare il proprietario della vettura, che ha subito allertato la sala operativa del 115 con i vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere l'incendio ed evitare che le fiamme potessero avvolgere altre auto parcheggiate nei pressi e che i fumi si incanalassero nella tromba delle scale. Non ci sono stati intossicati, l'auto rimessa è stata dichiarata inagibile. Restiamo a Pescara, il primo cittadino Marco Alessandrini presenta un rendiconto, ha presentato un rendiconto sullo stato dei conti del comune dopo la manovra di risanamento attuata sin dal momento del suo insediamento. Stato dei conti del comune di Pescara, un resoconto che abbraccia più di un anno di mandato e percorre tutte le tappe che hanno toccato: crisi, polemiche e proteste. Crisi finanziaria, debiti accumulati, anticipazioni di tesoreria, pagamenti in giacenza, crediti non riscossi e l'innalzamento delle aliquote ai massimi. Il Comune di Pescara può dire senza tema di smentita che i sacrifici stanno cominciando a dare i propri frutti. Noi siamo consapevoli che abbiamo chiesto dei sacrifici ai cittadini di Pescara, li abbiamo chiesti perché diversamente questo Comune sarebbe fallito e le conseguenze sarebbero state più nefaste. Questo significa che abbiamo attivato un percorso di risanamento che durerà 10 anni come da previsione legislativa, ma gli effetti positivi sono tangibili sin da ora. Qualche numero per capire ciò di cui stiamo parlando. Quando ci siamo insediati, il 30 giugno 2014, il ragioniere capo del comune aveva sul suo tavolo fatture inevase, non pagate per 32 milioni, adesso sono arrivate a 13. Questo significa, oltre ovviamente ad onorare i propri debiti, significa anche dare respiro al sistema produttivo, che sono aziende, famiglie. Oggi, spiega il sindaco, la situazione finanziaria è cambiata in un percorso che prevede 10 anni per rientrare dal debito. Nessuna variazione per le aliquote che restano bloccate, ma si è operato per ridurre moltissime voci in capitolo. Per i cittadini pescaresi si può dire questo: la previsione legislativa del piano di riequilibrio fa sì che la tassazione non potrà essere toccata. Però è anche vero che dietro ogni crisi c'è sempre un'opportunità. Ad esempio, citavo prima Attiva, per quanto riguarda il costo dell'Attiva, cioè della pulizia della città, complessivamente si paga il costo del servizio. Se il servizio costa meno, questo significa che i cittadini pagheranno meno tasse e infatti la Tari costa meno, un 7%, che ti dà appunto il senso di come l'efficientamento può produrre effetti benefici e positivi. Preoccupato dalle ultime indiscrezioni sul piano regionale di riassetto dei servizi sanitari che vedrebbero la città di Teramo come la più penalizzata, il sindaco Maurizio Brucchi ha convocato una seduta di consiglio comunale straordinario sulla sanità, alla presenza del governatore D'Alfonso e dell'assessore regionale alla sanità Paolucci.
Le indiscrezioni sul piano regionale di riassetto dei servizi sanitari riaccendono le polemiche sui tagli previsti al comparto. Uno tsunami che potrebbe rivoluzionare il sistema sanitario ed imporre chiusure o pesanti ridimensionamenti ai 24 ospedali pubblici e agli 11 nosocomi privati abruzzesi, oltre alla razionalizzazione dei pronto soccorso e ad un consistente taglio del numero delle specialità e dei reparti doppione. L'idea di come la Regione Abruzzo procederà al riordino della rete ospedaliera spaventa il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, che definisce inaccettabile l'ipotesi che venga penalizzato il solo territorio teramano. A rischio infatti ci sono sia la cosiddetta governance della sanità locale, con il possibile accorpamento delle ASL, sia i reparti ospedalieri d'eccellenza, uno su tutti, neurochirurgia al Mazzini. Per questo il primo cittadino ha convocato un consiglio straordinario sulla sanità previsto per il 2 ottobre. Alla seduta dell'assise civica parteciperanno il governatore Luciano D'Alfonso e l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Fra il 2015 e il 2013 i tagli alla sanità teramana sono, a tutta la sanità ma e quindi anche a quella teramana, sono importanti. Si parla di diversi milioni di euro a fronte di una spesa sanitaria che cresce, soprattutto per i farmaci oncologici, per i farmaci dell'epatite C. Saremo in grado ancora di garantire sanità al nostro territorio, stando il fatto che si riducono i trasferimenti e aumentano i costi. E poi ci sono altri temi, i secondi livelli. Si parla già del fatto che la neurochirurgia la prende l'Aquila a scapito di Teramo, ma questo non può essere. Si parla già di tagli alle chirurgie, Teramo ha 5 chirurgie, l'Aquila ce n'ha 9, se Teramo deve perdere qualche chirurgia, l'Aquila che fa? L'Aquila, ma piuttosto Pescara, piuttosto che Chieti, considerando che Teramo non ha una sanità privata, il personale. Qui si continua a avere, ci sono carenze importanti di personale. Non è un Partito Democratico indebolito quello che esce dal rimpasto di giunta, secondo l'opinione del segretario regionale del partito, Marco Rapino. Abbiamo mantenuto in piedi la giunta, dice soddisfatto lo stesso Rapino, che punta anche a rafforzare l'alleanza con Sinistra Ecologia e Libertà, l'alleanza che guarda ovviamente a sinistra in questo senso. Risolti i problemi all'interno della maggioranza dopo il rimpasto? Assolutamente sì, devo dire anche in maniera secondo me celere e opportuna, un cambiamento importante. Ho fatto in bocca al lupo al nuovo assessore Gerosolimo, dal quale ci aspettiamo tanto perché possa portare i suoi spunti anche con l'iniziativa del governo regionale. È stato il PD insomma, a dover cedere poi alla fine? Beh, il PD è il partito della responsabilità, noi pensiamo che quando si è di fronte alla responsabilità dobbiamo rispondere presente. Abbiamo avviato un processo di discussione interna anche difficile, ma siamo riusciti a trovare questo sforzo di Camillo D'Alessandro, a cui va il mio grande ringraziamento. So comunque che il suo impegno resterà uguale se non superiore a quello di prima, stando più in consiglio. Quello che però mi preme sottolineare è questa importanza di aver tenuto la coalizione in piedi anche a sinistra, perché stiamo costantemente in contatto con Sinistra Ecologia e Libertà, perché non vogliamo assolutamente far venire meno quell'interesse di politica di centrosinistra, e insieme stiamo lavorando anche a un nuovo sforzo programmatico per essere più attenti proprio a quelle iniziative politiche che devono puntare sul sociale e sulle persone che in questo momento sono più in difficoltà in questa regione. Abruzzo Film Commission. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci presenta il progetto di legge per la sua istituzione. È stato presentato in occasione della Festa dell'Unità il progetto di legge per la istituzione dell'Abruzzo Film Commission. A divulgarne il testo è stato il consigliere Pierpaolo Pietrucci, che ha firmato la legge insieme al collega Camillo D'Alessandro, concepito il modello della fondazione pubblico-privata. È venuto fuori un impianto normativo importante, volto, che ha un duplice obiettivo, diciamo così. Il primo, la promozione del territorio dell'Abruzzo e soprattutto la vendita, diciamo così, alle produzioni cinematografiche e radiotelevisive del territorio abruzzese, del brand dell'Abruzzo, e poi chiaramente un gettito importante di risorse sul territorio abruzzese. Dovremmo essere bravi a fare cosa? A costruire non solo una fondazione, pensiamo ai modelli che funzionano di più delle Film Commission, sono quelle della Puglia, la Puglia Film Commission, e quello del Piemonte, e a questi due modelli noi ci siamo ispirati. La sede della struttura sarà all'Aquila, nell'assessorato alla cultura della regione Abruzzo. La Film Commission entrerà nel circuito della Italian Film Commission, lanciando il brand delle zone interne e soprattutto del Gran Sasso. La sede è chiaramente quella del Dipartimento della Cultura, che storicamente ha sede nel capoluogo di regione.
Come per la sanità, anche per il settore rifiuti nasce un comitato ristretto di sindaci. Lo ha istituito la provincia di Teramo, dando seguito al deliberato assembleare dei primi cittadini del 21 aprile scorso, con l'avvio della raccolta delle adesioni. Compito dell'organismo istituzionale sarà elaborare una proposta sulla gestione dei rifiuti nel subambito provinciale, come previsto dalla legge regionale. Al comitato, che sarà presentato nella prossima assemblea provinciale del 24 di settembre, saranno invitati a partecipare i sindaci dei comuni di Teramo, Montorio al Vomano, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Notaresco, Atri, Pineto, Silvi, Colonnella e Sant'Egidio alla Vibrata. All'Aquila Pierluigi Mancini ancora non è diventato il nuovo assessore della Giunta Cialente. Il sindaco non ha infatti ancora emesso il decreto per l'incarico e Mancini, già consigliere in quota API, sta aspettando di conoscere le deleghe per riservarsi di accettare. Alla Giunta Cialente manca ancora un assessore. Il designato in pectore, infatti, Luigi Mancini, consigliere eletto nella lista Alleanza per l'Italia, che dovrebbe entrare al posto del defenestrato Giancarlo Vicini, ancora non ha firmato il decreto di incarico. Sebbene una parte della stampa dia per certa l'accettazione dell'assessorato, Mancini di fatto ancora assessore non è. Il sindaco infatti ancora non ha emesso il decreto per l'incarico d'assessore, laddove comunque per Luigi Mancini prendesse questo posto, potrebbe avere l'incarico per le attività produttive ed il commercio. Un primo passo in avanti dunque per risolvere la crisi di maggioranza che ormai da più di un mese sta attanagliando il comune dell'Aquila. Una crisi che lo stesso sindaco Massimo Cialente ha dichiarato di affrontare in aula, presentando prossimamente un programma di fine mandato per il prossimo anno e mezzo e dicendosi anche pronto ad andare a casa se non avrà la maggioranza. Laddove Pierluigi Mancini accettasse questo incarico, sarebbe costretto a rinunciare al suo posto in Consiglio Comunale, come la legge prevede, e entrerebbe al suo posto il primo dei non eletti, Marco Cimoroni, 45 anni, un manager informatico di un'azienda, ritenuto comunque un uomo molto vicino a Riga, compagno di lista al tempo delle elezioni amministrative del 2012, ma anche ex vice sindaco, oggi divenuto un nemico giurato del sindaco Massimo Cialente, dopo l'inchiesta che ha riguardato le tangenti per gli appalti sui puntellamenti. Una vicenda che fece ritrovare Roberto Riga isolato da tutto il Consiglio Comunale e solo unico a pagare. Restiamo all'Aquila. Dopo la fase di riorganizzazione della sovrintendenza unica, riparte di slancio il restauro dei beni architettonici. Dopo la fase di stallo dovuta alla riorganizzazione della sovrintendenza unica, riparte di slancio la ricostruzione dei beni architettonici. Stamane in un convegno è stato fatto il punto sullo stato dell'arte dei lavori. In questo momento i cantieri attivi sul patrimonio pubblico, seguiti dal segretariato regionale, sono circa 80, di cui 60 nel cratere sismico, e si è in attesa del finanziamento CIPE che prevede ulteriori 57 milioni di euro. Dal nostro punto di vista sta procedendo molto bene, tenendo anche presente il fatto che comunque la riforma del Ministero ci ha portato un po' di stasi per la riorganizzazione degli uffici. Al via entro l'anno cantieri per importanti opere architettoniche, fra cui il secondo lotto del Forte Spagnolo, il Teatro Comunale e il Teatro Sant'Agostino. Sono numerosi i cantieri che stanno partendo. C'è un primo lotto che riguarda un primo gruppo che riguarda i cantieri finanziati già con il CIPE di 2 anni fa, i cantieri più grandi, quindi il secondo lotto del Castello, c'è Sant'Agostino la cui consegna è imminente, c'è la Chiesa dei Gesuiti che è partita in questi giorni, San Pietro, la chiesa di Coppito in L'Aquila che è ugualmente partita, e poi c'è San Silvestro. C'è anche il teatro comunale che è in partenza e c'è ugualmente appena partito il lotto definitivo sulle decorazioni del teatro di San Filippo. Questi sono
i cantieri principali. Poi ce ne sono una dozzina di cantieri meno importanti, ma meno importanti come importo dei lavori, ma ugualmente importanti per il tessuto della città dell'Aquila e di tutto quanto il cratere, e sono una dozzina questi. E poi c'è in arrivo, con deliberato nel CIPE di agosto passato, un corposo gruppo di 55 cantieri per un totale di circa 59 milioni. Un premio dedicato alle donne che lavorano e che hanno avuto successo. L'associazione Ambasciatori della Fame ha voluto portare storie e testimonianze a sostegno delle difficoltà che vivono molte donne nel loro percorso lavorativo e di vita, soprattutto in un periodo di grave crisi. Donne che lavorano, storie di successi, difficoltà e traguardi. Un premio dedicato alle donne e alle difficoltà che vivono in una società fortemente indebolita nell'aspetto economico e dunque occupazionale. Il premio si chiama Donne d'Abruzzo e vuole significare questo, che delle donne che si sono realizzate nella loro vita quotidiana, che può essere la politica piuttosto che magari l'impresa, per un giorno ricevono sì un premio, ma si concedono ad aiutare e a fare in modo che il messaggio dei più deboli diventi diciamo più attuale. Tra le donne premiate, come ha spiegato il presidente dell'associazione, spiccano anche rappresentanti della politica. Una ambito dove ancora si contano pochissime donne, ancor meno con ruoli di spicco. Stefania Pezzopane racconta la sua storia tra famiglia, lotte e successi. Dice di sé: sono nata in una famiglia di destra. La mia prima lotta fu quella di dichiararmi di sinistra. Ho combattuto da ragazzina perché volevo far politica a sinistra e la mia famiglia non era di sinistra. Ho combattuto per la mia autonomia personale quando volevo andare a studiare fuori e la mia famiglia aveva difficoltà. Ho combattuto poi in politica sempre perché ero giovane, ero piccola ed ero donna e gli altri erano maschi, grossi e già magari di successo. E quindi ho dovuto fare sempre tanta fatica. Ho combattuto quando c'è stato il terremoto all'Aquila che mi ha sconvolto la vita. Ho combattuto per essere madre e madre presente, affettuosa, mentre ero purtroppo e per fortuna impegnatissima H24 nelle iniziative politiche e istituzionali. E combatto e ho sempre combattuto per le donne, per i diritti delle donne, che ancora oggi in parte sono sacrificate e non all'altezza della capacità delle donne. Quindi questo riconoscimento ovviamente mi fa felice e lo dedico a tutte le donne d'Abruzzo, perché ognuna fa una fatica quotidiana. In Rai dal 1966 è direttore del TG2 dall'87 al 93 in quota socialisti. Alberto La Volpe è stato anche parlamentare, eletto nel 94 tra i progressisti. A Sulmona ha presentato il suo libro Taccuino di un giornalista lottizzato. Dopo 2 giorni ci fu detto che eravamo espulsi immediatamente per pornografia politica, fummo cacciati dal CIV. Pacato, simpatico, sorridente e deciso, così Alberto La Volpe, 82 anni, è arrivato a Sulmona a presentare il suo nuovo libro Per capire la lottizzazione, leggete Rai 64-31-11. Una lunga vita di giornalista sulle spalle, socialista convinto, dal 1987 al 1993 direttore del TG2. Guarda il pubblico e dice: i giornali non si fanno senza le redazioni. Quella del TG2 era multicolore e burrascosa, ma sapeva splendidamente rispondere ad ogni prova. La qualità dei giornalisti era alta. Già l'esordio è strano, controcorrente, parla di redazioni e di giornalisti in un mondo nel quale gli editori e i direttori, grazie anche alla crisi dell'informazione, sarebbero ben lieti di confezionare giornali senza giornalisti. Il paradosso è audace, ma è calzante. È nato dall'esigenza di non disperdere, diciamo, un patrimonio che non per merito mio, ma è stato accumulato con esperienze importanti e che danno, come è stato detto anche questa sera, uno spaccato della vita italiana negli anni trascorsi, dove non tutto era male. Insomma, in fondo si potrebbe dire la prima Repubblica non si scorda mai, ecco. E questo mi pare che possa essere stato in parte l'elemento che mi ha spinto a scrivere
questo libro, che è un insieme di ricordi personali, professionali, politici, che segnano sempre la vita di chi fa questo mestiere. Il Kiwanis Chieti Club domani, nel corso di una cerimonia ufficiale, riceverà la Charter, importante riconoscimento per il club dei giovani professionisti teatini. Manuel Pantalone, presidente del Kiwanis Club di Chieti, parliamo di un'iniziativa importante che ci sarà domenica. Di cosa si tratta? Allora, noi come Kiwanis Young Professional Chieti Teatri ci accingiamo a ricevere la Charter questa domenica ore 18 all'Essi Hotel a San Giovanni Teatino. E come Kiwanis Club Young Professional Chieti Teatri ci prefiggiamo l'obiettivo, con una serie di attività appunto che partiranno subito dopo la cerimonia di questa domenica, ci attiveremo per rispondere alle esigenze dei bisognosi e specialmente dell'infanzia disagiata. Inoltre ci poniamo come obiettivo quello di andare in supporto delle istituzioni nella trattazione di quelle che sono le principali problematiche sociali locali. Oltretutto daremo anche risposta proprio insieme anche a tutte le istituzioni a queste richieste. Per quanto riguarda la cerimonia di questa domenica, avremo le principali autorità kiwaniane nonché le principali autorità civili e come imprenditore ho cercato di costituire questo club affinché questo club fosse il più eterogeneo possibile per poter noi poi esercitare al meglio quelle che sono le nostre funzioni. Una battuta sul Kiwanis International, questa associazione che ha oltre 100 anni di storia e che soprattutto ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, noi ci ispiriamo agli alti valori kiwaniani per quello che poi sarà il nostro agire. Il prossimo 27 settembre presso il cartodromo Val Vibrata si svolgerà il Family Day in pista, una giornata per avvicinare le famiglie al tema della sicurezza stradale. Tra gli ospiti l'ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella. Promotrice dell'evento, Romina D'Addazio, come nasce questa idea? Nasce per, come dice la parola Family Day in pista, per convogliare tutta la famiglia all'interno di quella che è una passione comune, magari il motorsport, quindi all'interno di una pista, di un kartodromo. Perché questa iniziativa? Fondamentalmente per sensibilizzare alla sicurezza stradale, però facendolo in maniera alternativa, non attraverso le forze dell'ordine, diciamo così, ma attraverso un percorso di racing, cioè facendo vedere a questi ragazzi quello che possono fare in pista e in sicurezza. Poi è un progetto molto ampio perché comunque abbiamo coinvolto le scuole, gli istituti tecnici, industriali, professionali. Con noi c'è il partner importante per me perché è il Politecnico delle Marche, c'è un pilota importante di Formula 1, quindi il terzo pilota Ferrari, e questo è un orgoglio per il nostro progetto. C'è anche un pilota disabile che guiderà un kart per i normodotati, quindi ancora di più l'impegno che mettiamo in questo progetto. Un evento questo che è anche una vetrina per gli studenti. Sicuramente Formula SAE è un progetto che valorizza molto lo studio e la progettazione di auto da corsa e soprattutto dà la possibilità di mettere in pratica quello che gli studenti, diciamo, soffrono sopra i libri. E grazie al Family Day possiamo farci vedere in un bacino più ampio che è quello dell'università. E per i ragazzi che partecipano è sicuramente un punto, diciamo, di forza. La regione sarà al fianco nella genesi di questo percorso, anche perché appunto la regione è scesa in campo da pochi giorni, quindi su questo sicuramente avvieremo una discussione produttiva che ci vedrà al fianco dei nobili organizzatori nei prossimi mesi. È il momento della pagina sportiva e partiamo dai risultati della Serie B. Terza giornata, si è completata, si è completato l'intero turno perché si tornerà in campo già martedì per il turno infrasettimanale, quindi niente posticipo del lunedì. Ieri due anticipi, Livorno-Brescia 3-1 e Modena-Ternana 1-0, oggi alle 15 tutte le altre partite, Ascoli-Cesena 1-3, Bari-Pescara 0-0, Cagliari-Avellino 2-1, Novara-Entella 1-0, Perugia-Crotone 0-0, Provercelli-Latina 1-1, Salernitana-Spezia 0-2, Trapani-Lanciano 1-1, Vicenza-Como 3-3.
Classifica in testa a punteggio pieno il Livorno, 9 punti, Cagliari a quota 7, poi Cesena 6, Trapani, Bari, Provercelli e Vicenza 5, Spezia, Lanciano, Perugia, Salernitana, Pescara e Crotone 4 punti, 3 punti per Latina, Avellino, Entella, Modena e Ascoli, 2 punti per il Novara, 1 punto per Como, Brescia e Ternana. Sicuramente punti, o meglio pareggi pesanti per le due abruzzesi, sono pareggi da catalogare come molto molto positivi. Partiamo dal pareggio della Virtus Lanciano al provinciale di Trapani, un pareggio che è arrivato in rimonta e addirittura nel finale la squadra di D'Aversa ha sfiorato il colpo grosso, decisivi gli innesti dalla panchina di Bacinovic, ma soprattutto di Lanini, autore del gol del pareggio. Vediamo. Lo stadio che aveva consegnato la B al Trapani era stato poi avaro di soddisfazioni in cadetteria. La Virtus Lanciano però spezza il mini incantesimo ed esce imbattuta dal provinciale, sfiorando addirittura il colpo grosso nei minuti di recupero. È una buona Virtus quella vista all'opera in Sicilia, capace di reagire con caparbietà allo svantaggio, attingendo a risorse importanti dalla panchina. Lanini sarà decisivo con il gol del pari, ma anche Bacinovic e Crecco daranno un buon contributo alla causa. Sì, perché D'Aversa all'inizio conferma l'11 che aveva superato l'Ascoli domenica scorsa, con Di Francesco e Piccolo ai fianchi di Ferrari. Cosmi conferma la sorpresa a Coronado a ridosso delle due punte, Montalto e Torregrossa. Proprio quest'ultimo e Piccolo aprono le danze con delle conclusioni tuttavia interlocutorie. Coronado sfida Pucino nell'uno contro uno e dà un saggio delle sue indubbie qualità tecniche. Ma la palla gol più ghiotta prima della mezz'ora ce l'ha la Virtus. Angolo di Mammarella, liscio di Piccolo e girata di Aquilanti che chiama la gran risposta in tuffo l'ex Nicolas, che subito dopo deve compiere un intervento appena di ordinaria amministrazione al cospetto del destro di Dicecco. Il Trapani non sta a guardare e risponde prima con la conclusione da fuori di Barilla disinnescata da Aridità, poi con la combinazione sullo stretto tra le due punte di casa, sponda di Montalto, sinistro di Torregrossa e Aridità si salva in angolo. E proprio da questo corner nasce il vantaggio trapanese, cross di Barilla, Ciaramitaro in corna ed è decisiva la deviazione sotto porta di Scognamiglio. Trapani in vantaggio con il tocco da rapace d'area di uno che solitamente presidia i propri 16 metri. Festeggia l'ex difensore di Perugia e Benevento. Ad inizio ripresa Trapani ancora pericoloso con l'assolo di Coronado, alto di un soffio. La Virtus fa fatica e allora D'Aversa getta nella mischia Lanini e Bacinovic per Di Francesco e Paghera. Mosse vincenti. Lanini si rende subito pericoloso con un'azione personale e un tiro a fil di palo. Preludio al gol che arriva al 34esimo, cross di Aquilanti e colpo di testa vincente di Eric Lanini che non dà scampo a Nicolas. Primo gol ufficiale in rossonero per il giocatore ex Entella e scuola Juventus. La Virtus non è sazia, anzi, padrona del campo, insiste e spinge per il sorpasso. Due palle gol nei minuti di recupero. Nicolas è strepitoso su Crecco, poi Torregrossa salva sulla linea il tapin di testa di Pucino. L'ultima opportunità ancora con Lanini sulla solita pennellata di Mammarella. Buona Virtus e buon punto. Martedì di nuovo in campo. Al Biondi arriva il Vicenza di Marino. E anche per il Pescara è un buon punto quello di Bari, buono perché la squadra ha comunque fatto la partita e ha costretto il Bari a giocare sulle ripartenze e con le ripartenze la squadra di Nicola ha avuto anche le migliori opportunità della partita e Fiorillo è stato tra i migliori del Pescara, ma il comportamento, l'atteggiamento dell'11 biancazzurro sono sicuramente positivi da evidenziare, come da evidenziare anche la prestazione di alcuni singoli, in particolare oltre ai Fiorillo Mandragora e la Padula. Vediamo. Nella bolgia del San Nicola il Pescara domina per tre quarti di gara, costringe anche alle corde i Galletti Baresi, ma manca l'appuntamento con il gol. La sfida fra biancorossi e biancazzurri termina senza reti, ma il Pescara esce a pieni voti dall'esame sostenuto in terra pugliese dopo aver messo in vetrina giocate pregevoli di alcuni dei protagonisti come Mandragora e la Padula. L'avvio è della formazione ospite che al quarto fa correre i brividi ai biancorossi con un tiro alto in area di lacuna dopo un rinvio corto dei difensori biancorossi. Il Bari, che non si aspettava un avvio così frizzante dei biancazzurri, soffre
Al 12esimo si rivede così il Delfino con un tiro da posizione defilata di Benalì che chiama alla parata in due tempi Guarna, che si vede ancora qualche minuto dopo una conclusione non irresistibile di Verre. I minuti scorrono con il Pescara che non rischia mai, ma che deve ricorrere al 23esimo ad un cambio per l'infortunio di Crescenti, che viene sostituito da Piamotti. Al 24esimo punizione quasi dal limite dopo un fallo subito dalla Padula con l'albanese Memushai che sfiora la traversa. Su un errore nella battuta di un calcio d'angolo, però il Pescara rischia la frittata con il contropiede locale con Rosina, che riesce a mettere a tu per tu con Fiorillo Valiani, che viene però ipnotizzato dal portiere pescarese. La ripresa si apre al quarto con un tiro al lato ancora di De Luca, Pescara che cerca di premere come nel primo tempo, trovando però un Bari più determinato. Al 12esimo Valiani ha ancora un'occasione colossale, ma Fiorillo è super. Sul capovolgimento di fronte la Padula in contropiede, manca poi una buona opportunità. Ben più grossa l'occasione che capita ancora sui piedi dell'ex Teramano, che fa fuori il suo diretto avversario in area barese, trovando sulla conclusione la risposta di Guarna. Il finale di gara vede al 31esimo un colpo di testa ancora di La Padula e una conclusione fuori misura sul fronte opposto dell'ex Maniero. Martedì prossimo si torna all'Adriatico contro la Salernitana, una gara da vincere. Scendiamo ora in Lega Pro, è andata male all'Aquila, battuta a domicilio dal Pontedera, ma vediamo i risultati perché questa giornata che ha due partite che comunque sono state rinviate, che sono quelle di Teramo e Savona, cioè Sant'Arcangelo Teramo e Savona Carrarese, ma tutte le partite si giocheranno in questo sabato. Quattro sono già finite, alle 15 l'Aquila Pontedera 0-1 e Maceratese Lucchese 1-1, reti di Fanucchi per la Lucchese, pareggio di Coco per la Maceratese. Poi alle 17.30 si sono giocate Luparoma Rimini, finita 1-3 con le reti di Leccese per la Luparoma al 20esimo, poi la rimonta del Rimini con Martinelli a fine primo tempo e poi nella ripresa Torelli e il ben noto Adrian Ricchiuti. E poi l'altra gara delle 17.30 giocata a Pontedera, tutto cuoio Arezzo 0-1, riscatto per la squadra di Capuano battuta a domicilio dall'Aquila la scorsa settimana, gol partita di Defendi al 20esimo. Questa sera alle 20.30 Pisa Ancona, Siena Prato e Spal Pistoiese. Andiamo allo stadio Tommaso Fattori dell'Aquila per vedere gli highlights della partita tra l'Aquila e Pontedera, una gara assolutamente non facile sin dall'inizio per la squadra di Carlo Perrone, che si è trovata sotto dopo pochi minuti. Qui le prime schermaglie iniziali, ma come detto dopo pochi minuti al settimo il gol del vantaggio, eccolo qua, di Scappini per il Pontedera. Scappini, ex attaccante di Savona e Ternana. Perrone per questa gara aveva recuperato Ceccarelli in attacco, il tridente con Ceccarelli, De Sousa e San Domenico, Manuel Mancini a centrocampo insieme con Benzaia e De Francesco, e poi in difesa i vari Bigoni, Di Mercurio, Maccarrone e Miles Anderson. Pontedera che non si tira indietro nonostante il vantaggio, anzi sfiora la marcatura qui con un destro di Cesaretti deviato in angolo dalla difesa dell'Aquila. L'Aquila che qui si fa vedere con un diagonale mancino di Salvatore San Domenico. Questa azione al 22esimo con l'impostazione di Benzaia, il match winner di Arezzo, prova ancora il colpo dalla distanza ma il tiro termina a lato. Quindi Mancini per la discesa sulla destra di Bigoni, colpo di testa di poco a lato di De Sousa. Al 42esimo la risposta ancora del Pontedera con Della Latta per Cesaretti, Cesaretti che va alla conclusione, Zandrini respinge prima su di lui e poi sul tentativo di Tapin da parte di Santo. Ancora Cesaretti, blocca in due tempi Zandrini. Qui siamo nel secondo tempo, dopo due minuti l'apertura di De Sousa per Ceccarelli e c'è il volo di Cardelli, l'estremo difensore del Pontedera. Pontedera che si fa rivedere con questo fendente di Kabashi, il giocatore ex Pescara e scuola Juventus di origine albanese. Ancora l'Aquila con un colpo di testa debole
è al lato di De Sousa. Poi la giocata, il numero pregevole di San Domenico che sguscia via, il suo tiro però è debole e viene bloccato da Cardelli. Sterili gli attacchi dell'Aquila, una punizione dalla destra di poco sopra la traversa, poi ancora Bensaia cerca dalla distanza una piccola correzione e Cardelli riesce a respingere. Ancora Bensaia che mette dentro questo pallone, colpo di testa di Maccarrone, Cardelli riesce a deviare sopra la traversa. Gli ultimi attacchi dell'Aquila con questa conclusione dalla distanza bloccata da Cardelli, poi c'è questo cross di Di Mercurio sotto porta, l'uscita di Cardelli provvidenziale. Qui l'espulsione di Massimo Chiodi, fratello del presidente Corrado, il presidente dell'Aquila Corrado, e dopo tre minuti di recupero c'è l'espulsione di Santo del Pontedera. Ma è anche questo l'epilogo della partita, con la vittoria del Pontedera, la prima battuta d'arresto per l'Aquila, che dopo aver sconfitto la Pistoiese al Fattori, ad aver effettuato il blitz ad Arezzo domenica scorsa, incappa appunto nel primo stop, peraltro casalingo, in campionato. Decide il gol in apertura di Scappini. Nel dopogara le parole del DS aquilano Alessandro Battisti. Sì, diciamo che abbiamo sicuramente fatto un passo indietro, ma purtroppo in questo periodo si sapeva che dovevamo essere un po' più concreti e cercare di continuare magari a portare punti a casa, anche cercando di crescere, perché noi dobbiamo ancora crescere tanto. Però poi alla fine, ecco, come hai detto tu, credo che dopo una ventina di minuti dove abbiamo subito un po' il colpo del loro gol, abbiamo cercato di riordinare le idee, e soprattutto nel secondo tempo siamo usciti un po' fuori, abbiamo giocato un po' più la palla e ci abbiamo provato, però giusto così. Si può parlare di fragilità mentale un po' per questo primo gol subito dopo tre giornate, e bisogna un po' ricompattarsi e ricostituirsi per Ancona? No, fragilità mentale no, nel senso che hai preso gol dopo 3-4 minuti e probabilmente è stato sicuramente uno schiaffo che magari dovevamo reagire un po' meglio, però io penso che a livello di volontà, a livello di determinazione, la squadra ha cercato di rimetterla in piedi. Poi ripeto, quando incontri una squadra che comunque ha le idee chiare, corre tantissimo, ti mettono in difficoltà. Siamo stati bravi il secondo tempo a cercare di riprenderla senza subire, perché giocavamo tutti avanti, tutti nella metà campo, e credo che comunque la reazione ci sia stata. Ed ora la Serie D, intanto con la schermata della giornata, la quarta giornata: Amiternina Vispesaro, Chiti Avezzano, Folgore Veregra Matelica, Isernia Fano, Jesina Campobasso, Agnonese Giulianova, Recanatese Monticelli, San Nicolo Fermana e San Benedettese Castel Fidardo. Subito il servizio di presentazione di questo turno. Tre giornate di campionato per dire che ci sono due squadre a punteggio pieno e una grande protagonista annunciata con il fiatone. Al comando della classifica una sorpresa e una conferma. La sorpresa è la matricola Monticelli, che anche grazie ad una buona campagna estiva si è ben calata nella nuova realtà. Il Fano è ripartito dalle tante certezze costruite lo scorso anno e viaggia spedito. Arranca invece il Campobasso, che dopo essersi impantanato a Scoppito ha perso a domicilio con la San Benedettese. A caccia della loro dimensione Chieti e San Nicolò. Per i neroverdi un inizio tra alti e bassi, mentre la compagine teramana si porta dietro qualche difetto dello scorso anno, legato alla poca concretizzazione della mole di gioco. E domani, dopo anni di assenza, torna il derby tra Chieti ed Avezzano. I neroverdi di Ronci faranno appello al proprio pubblico per tornare alla vittoria dopo le due trasferte consecutive con un solo punto. Un paio di centinaia di tifosi arriveranno dalla Marsica, anche se il tecnico avezzanese Lucarelli dovrà rinunciare agli attaccanti Moro e Di Genova, mentre il giocatore del momento, Di Massimo, non è al top per un problema alla caviglia. Il San Nicolò invece ospita al Bonolis una Fermana che quest'anno ha un potenziale più elevato rispetto alla scorsa stagione. Degano, l'uomo in più. Assente per squalifiche il difensore Terrenzio. Il tecnico di casa Epifani si affiderà ancora alle magie di Margarita. Scontro diretto in terra molisana per il Giulianova. Ad Agnone, dopo il passo falso con l'Isernia, i giallorossi tenteranno di rialzarsi subito sul campo di una squadra che ha un bisogno urgente di punti, essendo a quota zero dopo 180 minuti. Cerca la prima vittoria in campionato anche la Amiternina, che ha imposto il pari a due squadre importanti come Campobasso e Matelica, ma ora ha bisogno di accelerare il passo contro una pari grado come la Vispesaro.
Chiudiamo con il calcio a 5 perché si stanno giocando le partite della prima giornata del massimo campionato di A1. Ieri l'apertura del torneo con la vittoria del Real Rieti 10-6, partita ricchissima di gol, vittoria sul campo del Latina. Quest'oggi le altre gare, è finita 3-3 la gara che coinvolgeva il Montesivano, che proprio quest'anno è tornato nel massimo campionato, in trasferta sul campo della Cogianco. Il Montesivano era avanti 3-1 e ha subito nel finale la doppia rimonta della Cogianco di André e due volte Rosa, le reti del Montesilvano. Mentre si sta giocando la partita tra Acque Sapone e Caffè Lollo Napoli, al momento l'Acque Sapone è avanti 2-1 grazie alle reti di Mimì e di Cesaroni, mentre questa sera alle 20:30 scenderanno in campo i campioni d'Italia del Pescara Calcio 5, recentemente vincitori anche della Supercoppa, sul campo della Lazio. Per questa edizione del TG6 è tutto, vi aspetto domani nel primo pomeriggio con diretta stadio alle 14:50 e poi alle 19:30 l'Abruzzo del pallone con Jacopo Forcella. Grazie per l'attenzione, buona serata e buona domenica.